Giovani, buongiorno e ben ritrovati sul canale di Neapolis 1926, carriera allenatore Neapolis PlayStation 5, dove ci siamo lasciati, ragazzi? Allora, ci siamo lasciati qui, siamo al nono posto in classifica con 7 punti. Dobbiamo affrontare la Ternana che ne ha 9, quindi potenzialmente la potremmo agganciare al settimo posto e metterci in zona playoff. Detto questo, vediamo se è arrivato qualcosa. Allora, resoconto della squadra della primavera. Ecco qui dobbiamo vedere perché, ragazzi, questo ci potrebbe interessare. Al Rashidi potenzialmente potrebbe essere molto forte per la primavera. Scusatemi, per la prima squadra, ma per ora lo lasciamo lì, a parte che ha 15 anni, quindi non lo possiamo portare. Allora, le scrivo per aggiornare sul programma crescita di Antileo. Ha raggiunto i livelli fisici e tecnici che ci aspettavamo da lui. Continueremo a tenerlo sotto controllo il rendimento in futuro. Ritengo abbia ancora margini di miglioramento e che possa andare oltre i limiti che avremmo fissato in precedenza. Ah, benissimo. De Luca sarà in Italia per 6 mesi alla ricerca di nuovi talenti. Ok, quindi non ci fa ancora vedere niente. Nuovo incarico per la nazionale Galles, non ci interessa. Allora, formazione Leo con la Finlandia. Allora, per ora, se non erro, non abbiamo, vediamo un po', trasferimenti, rosa, come facciamo a vedere? Osservatori? Ok. No, io voglio vedere istruzioni osservatori, cerca giocatori, relazioni osservatori. Allora, questi sono praticamente quelli lì che noi abbiamo già, ma io voglio vedere quegli altri però di osservatori. Scusami un attimo, amico mio, come faccio? Istruzioni? No, così mi fa vedere quest'altri. Cerca giocatori, staff primavera, ok. Andiamo, fai seguire i giocatori. No, aspetta, annulla. Sta seguendo giocatori. No, per ora non ci fa ancora vedere niente. Vabbè, lasciamolo stare. Comunque, no, annulla, che salve esci. Allora, ufficio, c'è qualcosa? No, non c'è niente. Aiù! Allora, questa è la nostra formazione. Leo più di quello non può salire, allora mi stai dicendo che può rimanere 73? Ah, boh, comunque la squadra è forte, eh. Non è che abbiamo una squadra debole. Noi, come detto, abbiamo una stella e mezzo, se non sbaglio, nella nostra squadra, eh. Dovrebbe essere una stella e mezzo, ce la fai vedere? Neapolis, ok, non ce la fai vedere. Comunque, Ayu, noi ci vediamo direttamente in partita a questo punto contro la Ternana. Sarà importante portare a casa questi 3 punti. Benvenuti alla Neapolis Arena. Quest'oggi si affronteranno Neapolis contro Ternana. Sono partiti. Buon divertimento da Neapolis 1926. Donnarumma, intercettato da Lopez. Attenzione, Lopez sbaglia tutto. Gueye, ancora Gueye, Gueye nell'area di rigore, allarga. Rossi in qualche modo, la palla rimane lì. Rossi, mamma mia, cosa stava per combinare Rossi? Poli vuole l'inserimento di Moretti. Moretti servito, visto, Moretti. Poli, Sanchez dentro, Russo in area di rigore, Russo nel mezzo, il tiro, allarga, Russo. Ancora, Poli, Moretti! 1-0 Neapolis, segna sempre lui, Moretti! Si riparte dal gol di Moretti, e chi se non lui, ragazzi, mostruoso Moretti in questo inizio campionato. Donnarumma, ripartenza della Ternana, Gueye. Allarga, buona, Pettinari da lontano, Rossi in calcio d'angolo. Moretti, passare palla, Russo. Ancora Russo, in area di rigore, Russo la mette nel mezzo. Si ricomincia dal risultato di 1-0 per il Neapolis, gol di Moretti. Difendi, fa passare per Donnarumma nel mezzo, traversa della Ternana, clamoroso, Palumbo, la palla è lì, Partipilo, 1-1 della Ternana. Attenzione a Gueye, allarga tutto, bravissimo verso Pettinari, nel mezzo, Partipilo, 1-2, micidiale della Ternana. Allarga tutto. Verso Gueye,
Donnarumma, Donnarumma, numero di Donnarumma, parti Pilo Rossi, vicino alla tripletta, parti Pilo, Villa. Poli, dentro, Moretti, Moretti! Birra Moretti, 2-2 Neapolis, ennesima doppietta di questo grande giocatore. Leo. Leo, bellissima apertura, Russo, Russo, Russo in area di rigore, Russo, Russo, la ribaltata al Neapolis, 3-2, partita pazza al Neapolis Stadium. E finisce qui il Neapolis, porta a casa 3 punti e aggancia la Ternana. Giovani, dopo tutte le rimonte che abbiamo subito, ci poteva stare. Vittoria per 3-2 in rimonta, Vajut. E la dovevamo fare una vittoria in rimonta, perché non possiamo sempre subire le rimonte. Comunque, la prossima è con il Cosenza a 8 punti. Andiamo a vedere la classifica di Serie A, perché noi siamo all'ottavo posto. Attualmente siamo nei playoff. Attualmente siamo nei playoff e la prima in classifica, che è il Parma, ha 19 punti. Allora, se noi dovessimo vincere e il Brescia, il Pisa dovessero perdere, potremmo fare un balzo ulteriore in avanti. Quindi, vai giù. La prossima con il Cosenza, che quanti, dove sta il Cosenza? A 8 punti. Quindi, l'importante è non perdere, perché se ci perdono ci scavalcano praticamente tutte. E questo è il bello della Serie B, vai giù, che con una partita o vai ai playoff o vai ai playout. Ora, qui i playout non ci sono. Però, per farvi capire quanto è bella la Serie B, Wagyu, e finalmente su FIFA 23 hanno messo la possibilità di giocare dalla Serie B alla Serie A. Finalmente, Wagyu. Comunque, ci vediamo in campo per la partita contro il Cosenza. Oggi si gioca sotto il diluvio, oggi si gioca Cosenza-Neapolis. Si comincia, buon divertimento da Neapolis 1926. Russo dentro, Lopez, Lopez, subito, Moretti, Moretti, al primo tiro in porta, il Neapolis passa subito con il miglior marcatore della Serie B. È iniziata benissimo la partita per il Neapolis, subito in vantaggio, è sempre lui, Moretti. Sbaglia tutto, Butic. Rignola. Attenzione Esposito, che errore di Esposito. Florenzi nel mezzo, Brignola, Brignola, Brignola al tiro. D'Urso, Rossi, ma che errore della difesa del Neapolis. Kovacevic. Poli dentro, Moretti, Moretti si gira, Moretti, Moretti il tiro. Non va, ma vicinissimo alla doppietta Moretti. Florenzi potrebbe provare il tiro, Florenzi. Fallo, non si continua a giocare, Florenzi, Corsi, Rossi, Villa, Sanchez, Poli, Poli dentro, Moretti, Moretti, Moretti si fa intercettare il tiro, incredibile Moretti, bellissima apertura, verso Fontana, Fontana, si gira dentro, Kovacevic, Moretti, Moretti, Motosevic, cosa ha preso? Kovacevic nel mezzo, Sanchez di testa, la gira. Panico, Villa chiude tutto. Villa ancora in due tempi, in tre tempi, ma la palla rimane al Cosenza. Florenzi nel mezzo. E finisce qui. Il Neapolis vince la seconda partita consecutiva. Seconda vittoria consecutiva. E ci voleva, sì, ci voleva questa seconda vittoria consecutiva. La prossima è contro il Palermo. Ragazzi, siamo a pari punti con il Palermo. Tutte e due abbiamo 13 punti. Potenzialmente potremmo scavalcare il Brescia ed agguantare sia il Venezia che il Benevento. Il Parma ha perso, prima sconfitta anche per loro in stagione. Quindi ci siamo avvicinati anche al Parma, che è al primo posto. Come sapete, in Serie B vanno avanti la prima e la seconda direttamente in Serie A. Ora sarebbe un miracolo agguantare subito la Serie A al primo anno,
Però voglio, la squadra c'è, la squadra c'è davvero. Io voglio vedere un attimo la classifica marcatori. Come faccio a vedere? No, aspettate, la classifica marcatori. Come si fa a vedere la classifica marcatori? Programma settimanale. Voglio vedere la classifica marcatori. Vabbè, non me la fai vedere. Vabbè, non fa niente. Comunque penso che Moretti sia il miglior marcatore della Serie B. Prima 8 gol aveva fatto, penso, intorno ai 10 gol Moretti, eh. Quindi, Wagyu, la squadra c'è, la squadra gira, anche senza Leo che era in nazionale, bisogna aggiungere, Leo era in nazionale, però Wagyu, questo Neapolis vola. Io vi ricordo di iscrivervi al canale di Neapolis 1926 se ancora non l'avete fatto, è gratis. Sempre e comunque, forza Napoli, dal vostro Neapolis 1926. Ciao, Wagyu.